Benvenuti MTIers, siamo già in aprile e questo video sulle novità Disney Plus non è uno scherzo. Siete pronti a scoprire cosa ci riceverà il catalogo Disney Star? Allora partiamo! Devo ammettere che sono anche belle uscite, ma nessuna così attesa dal mio punto di vista. Intanto mi raccomando di mettere il mi piace e di iscrivervi al canale. Segnalo anche che la Disney ha risolto il grave problema che ha afflitto diversi utenti al rinnovo annuale. Ne avevo parlato nella mia ultima live. I pagamenti non erano stati completati e molti avevano perso il rinnovo scontato di 10 euro. Immaginate il subbuglio sui social. Ma adesso partiamo con la top 5 e a seguire altri consigli di visione. Inizio dall'ultimo posto di questa classifica con un documentario. Si tratta di Paradisi inesplorati, realizzato dal National Geographic, sinonimo da sempre di qualità. Tanto che talvolta mi riguardo quelli di 50 anni fa. Comunque, questa serie di 5 episodi che usa le ultime tecnologie audio e video per immergere lo spettatore rispettivamente nei paesaggi ghiacciati, in quelli desertici, nelle foreste pluviali, contrapponendoli alle metropoli moderne, è sicuramente da non perdere. La quarta piazza è conquistata da Narcisio Nero, una serie del 2020 basata su di un romanzo di quasi 90 anni fa. Parla di una congregazione di giovani suore che decidono di portare una missione fin sull'Himalaya. Occupano quindi un vecchio palazzo su di un dirupo che però nasconde cupi misteri. Ovviamente le suore saranno assalite da queste presenze che risveglieranno in loro pulsioni, non proprio legate al culto religioso a cui appartengono. Miniserie di 3 episodi da non sottovalutare, visto anche che rappresenta l'ultima esibizione di Diana Rigg, nota ai più per l'agente 007 al servizio di Sua Maestà e la regina di spine, Oleanna Tyrell, nella serie Il Trono di Spade. Sul gradino più basso ho messo una serie sportiva, Cambio di direzione. Sono 10 episodi che parlano delle giocatrici di basket di un liceo femminile privato che si vedono arrivare un professore escluso dalla NCAA. Ok, mi avete scoperto. L'ho messo al terzo posto solo perché sono un ex giocatore di basket. All'inizio della serie i rapporti non sono facili, visto che Coach Korn non è molto disponibile, ma col tempo riesce a rapportarsi bene e a far crescere quel gruppo di ragazze, diventando quello che lui aveva sempre desiderato essere come allenatore, ennesimo esempio quindi dell'immenso filone sportivo a cui la Disney ci ha abituato negli ultimi 30 o 40 anni. Al secondo posto ho messo un film plurivincitore di Oscar, La forma dell'acqua, un film che ha meritato tutti i premi e anche le candidature. Narra la sperimentazione militare su di una creatura anfibia e il rapporto che questa tiene con un'inserviente affetta da mutismo. Questa storia personale e intima si intreccia con i problemi di una guerra fredda in auge in quel periodo storico. Un film di Guillermo del Toro molto intenso e assolutamente da vedere. Piccola nota personale, l'uscita del film in Italia è arrivata a metà febbraio, pochi mesi prima degli Oscar. Lo ricordo molto bene poiché è uno dei primi film su cui misi mano nel mio secondo periodo da proiezionista. Al primo posto invece ho messo Nomadland. Si tratta di un film profondo ed incentrato sulla crisi economica e la nascita di un nomadismo moderno negli Stati Uniti occidentali. Narra la storia di una donna che, perso il marito e visto il collasso economico della città azienda in cui viveva, decide di fare su armi e bagagli e spostarsi di zona in zona per cercare lavoro e probabilmente la nuova se stessa. Nel viaggio incontrerà anche altre persone che, come lei, hanno intrapreso quel tipo di vita o che comunque sono delle sfaccettature delle persone dei moderni Stati Uniti. La protagonista Françoise McDormand ci porterà quindi alla scoperta di questi USA dimenticati e dei suoi infiniti paesaggi, un film drammatico che non penso si possa evitare di vedere. Finita la top 5, direi che è il caso di segnalare qualche serie completa in arrivo. Parlo per esempio di Criminal Minds e di tutte le sue 14 stagioni già dal 2 aprile, serie poliziesca che ha fatto la storia, oppure delle 9 stagioni di Bob's Burger dal 9 aprile, che a me non hanno mai detto più di tanto ma che hanno un loro fedele pubblico. Infine anche l'arrivo della seconda stagione di Solar Opposites dal 9 aprile, una serie che a me sta piacendo sebbene non sia più nulla di così innovativo. Spesso alcune puntate però nascondono delle vere e proprie perle.
perle. Parlando invece dei film in arrivo, va assolutamente citato quello di X-Files, Voglio crederci, disponibile dal 16 aprile. Non penso ci sia bisogno di approfondire la saga di X-Files, vera e propria precursora nel suo genere e nata quasi un trentennio fa. Così ora si potrà rivedere tutto su Disney+. Altro film interessante da rivedere è Science, con Mel Gibson e di ormai 20 anni fa, un film incentrato sui misteriosi cerchi nel grano. Diciamo che ad aprile la Disney va a ripescare molti dei misteri e complotti. Dedico queste ultime battute a qualche riflessione sul cast di Obi-Wan Kenobi. Come potete vedere anche voi, siamo davanti veramente a tanta roba per questa serie su Star Wars. Speriamo solo che si attengano di più all'approccio di Mandalorian che a quello degli ultimi film. Rilasciato il trailer della serie animata Star Wars The Bad Batch, spin-off di Clone Wars, narra le avventure dei cloni venuti male prima che si affaccino sulla serie madre. Sicuramente interessante per espandere l'universo. Al momento della realizzazione del video, poi, ho avuto modo di vedere le prime due puntate della miniserie Falcon e Winter Soldiers. Devo ammettere che mi sta piacendo e stanno tirando fuori molte cose interessanti. Come ho detto nell'ultima live, questi superuomini della Flag Smash hanno una bella caratterizzazione e l'accenno a Isaiah Bradley, il Capitan American di colore, ma soprattutto a suo nipote Elia, che potrebbe aprire la strada dei giovani Avengers, è sicuramente tanta roba. Quello che invece mi fa irritare è US Agent, il nuovo Capitan America, che personalmente prenderei a schiaffi. Anche se era un video del 1° aprile, non vi ho fatto scherzi, quindi per piacere non fatemeli nemmeno voi. Mettete il mi piace al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e soprattutto commentate facendomi sapere la vostra opinione. Condividete il video e partecipate alla live di questo venerdì 2 aprile alle 21:30, così potremo parlare più ampiamente di queste uscite e di cosa ci aspetta la prossima settimana. Non mancate! Ciao!